abbiamo finito di convertire il decreto ristori. Un risultato, il centrodestra unito con 3 emendamenti a firma congiunta dei capigruppo, uno che si occupa del tema degli oneri di sistema nelle bollette, uno che si occupa del tema dei ristori nelle regioni e uno che si occupa del tema dei vari servizi di trasporto, taxi, NCC, bus turistici che integrano il trasporto pubblico locale nelle circostanze in cui ci troviamo. In cambio abbiamo votato una quantità sterminata di emendamenti sull'universo mondo, dal credito cooperativo alla giustizia, passando per le città delle caverne, delle grotte, scusatemi. Vabbè, segno proprio di due approcci diversi di avvicinarsi alla soluzione dei problemi. Il provvedimento penso che resterà nella storia del diritto parlamentare non come una pagina gloriosissima. Si era capito subito che lavorarlo sarebbe stato molto difficile, perché erano due decreti che erano un subemendamento di un emendamento del governo al primo articolo del decreto, una cosa molto, molto barocca, e anche per questo la maggior parte del lavoro si è svolta non nelle sedi formali, cioè in aula, ma in una serie di video, conferenze, per cercare di vedere se ci poteva essere una contrarietà ideologica da parte del governo rispetto alle cose che volevamo fare. La verità è che questa contrarietà non c'era, perché erano per lo più cose che avrebbero voluto fare anche loro se se ne fossero ricordati, quindi in un certo senso ci avrebbero quasi dovuto dire grazie, insomma. Dopodiché, ora ce ne torniamo a casa e credo che martedì, probabilmente, o già lunedì, si andrà in aula. È stato votato anche il mandato al relatore, quindi si ripeteranno in aula i voti che sono stati fatti in commissione. Il nostro voto sul provvedimento ovviamente al contrario, ma non perché siamo contro questo approccio, l'approccio del ristoro. Già la parola non ci piace, secondo noi si dovrebbe parlare di indennizzo, e infatti adesso il governo anche comincia a parlare di indennizzo. Siamo contro la frammentazione degli interventi, siamo contro la casualità degli interventi. Come vi ho detto ieri, era un pochino più presto, non era tarda notte, ma è abbastanza strano che un governo che chiude i bar non si preoccupi di chi produce caffè, insomma. E il tema che non ci sono i soldi è sinceramente incomprensibile. I soldi ci sono in cassa,
al tesoro. Adesso i miliardi non sono più 90, sono 70, ma sono sempre tanti. E soprattutto abbiamo visto che la BCE, come vi avevamo anticipato e come era ovvio, ha annunciato che proseguirà a emettere moneta per acquistare titoli di Stato. Certo, è chiaro che questo permette alla BCE di esercitare un potere di ricatto, ed è anche chiaro che il nostro governo non ha la energia, la volontà, la capacità negoziale di governi come quelli di Ungheria e Polonia, che hanno saputo, diciamo, affermare le loro ragioni con incisività. Quella che sembra essere la nostra principale fragilità, cioè il nostro grande debito pubblico, in realtà da un certo punto di vista è anche in qualche modo il nostro punto di forza in un negoziato, nel senso che siamo veramente sicuri che esista una grande voglia dei nostri fratelli europei di saltare per aria con noi, di immolare se stessi in nome di che cosa? Quindi bisognerebbe con grande serenità affermare il principio che dobbiamo essere rimessi in condizione di crescere. Ora, il problema è che se si continuano invece a spendere 100 miliardi uno alla volta e a darli al bar chiuso ma non al produttore di caffè che non può più vendere il caffè, o darli all'albergo chiuso che giustamente li merita ma non alla lavanderia che ha smesso di lavargli le lenzuola, questo sì che poi mette in difficoltà il paese e anche la sua capacità di ripagare il debito, per quelle famose parole che diceva Giorgetti in aula nel 2012, quando diceva che il problema del debito pubblico consiste nel fatto che se non si cresce e non si produce valore, nessun debito può essere ripagato, che sono delle parole molto keynesiane, sono quelle che diceva Domar all'inizio degli anni 50. Il problema del debito pubblico è un problema di crescita del reddito nazionale. Noi la crescita ce la siamo abbondantemente dimenticata e quindi non possiamo viceversa dimenticarci il problema. Ma per rilanciare la crescita del paese ci vogliono comunque degli interventi più incisivi, e quindi noi, anche se siamo molto contenti che sia successa una cosa eccezionale per questi tempi, ma che dovrebbe essere normale, cioè che qualche emendamento dell'opposizione sia stato accettato, cioè che si sia affermato il principio che l'opposizione può contribuire a migliorare dei provvedimenti, sembra così, per graziosa concessione, no? D'altra parte questi sono quelli di Luigi che dice vi permettiamo di uscire di casa. Anche se siamo contenti di aver contribuito a migliorarlo, questo provvedimento in aula il voto politicamente sarà ovviamente contrario, dal momento che non è questo l'approccio che deve essere seguito. Vabbè, è tutto molto molto confuso. Abbiamo visto lunghi conciliaboli della maggioranza e in effetti lo sminuzzamento dei loro emendamenti è la plastica rappresentazione del fatto che devono accontentare troppe persone e anche del fatto che sanno di essere lì per ancora tutto sommato non così tanto tempo. Comunque
ora per un paio di giorni pensiamo ad altro e domani dopo esserci riposati ci metteremo a potremo finalmente lato camera affrontare il problema della chiusura degli accordi sulla legge di bilancio che nel frattempo sta andando avanti e che diciamo così si aspettava di vedere che cosa sarebbe successo qui in Senato. Bene, vi lascio e vi auguro una buona notte.